Buongiorno, sono corrispondente radio ICN. Buongiorno. Buongiorno Andrea. Adesso stiamo andando. Dove? Stiamo andando a visitare due aziende vinicole e producono Moscato d'Asti e Barbera ovviamente. E stiamo seguendo l'avvocato Solaro con Anthony Pasquale, stanno facendo strada, speriamo di trovare una bella sorpresa, di vedere un attimo cosa ci propongono stamattina i proprietari dell'azienda. Va bene. Siamo arrivati. Buongiorno. Buongiorno Pasquale. Guarda dove siamo, guarda che meraviglia, guarda le colline di Castagnole delle Lanze in provincia di Asti, coperte di uva. Facciamo vedere, guarda che dettaglio, che perfezione. Un mare di vino. È un mare di montagna di vino, infatti, guarda. Solo l'immagine di questo panorama straordinario è una grande... Salve, sono corrispondente radio ICN New York. E io sono Luigi Solaro. Siamo nelle cantine Dogliotti a Castiglione Tinella. La zona si chiama Caudrina. La cantina è cantine Caudrina. Qui è la famiglia Dogliotti che adesso si presenteranno uno a uno. Alle nostre spalle abbiamo le vasche che contengono il famoso moscato prodotto dalle vigne circostanti. E abbiamo il cantiniere, se non sbaglio. Alessandro, enotecnico, mi occupo di tutta la parte della vinificazione fino all'imbottigliamento dei prodotti, dei vini che produciamo, quindi i moscati, le barbere e quant'altro. Io invece sono Marco, sono l'ultimo figlio di Romano Dogliotti, mi occupo prevalentemente della parte commerciale. O perlomeno ci provo a fare la parte commerciale, e quindi guardo la parte italiana e estera del commercio. In più do una mano nei tempi morti a guardare in cantina, quindi fare i confezionamenti, fare i bottigliamenti. Romano invece è il capofamiglia, il io. Abbiamo appena fatto un bellissimo giro qui, naturalmente, vedendo questa meraviglia e questa grande produzione di Moscato, un marchio di grande eccellenza. Qui è veramente una grande emozione, più che altro, vedere poi il modo che viene lavorato, trattato. Stiamo già lavorando per la prossima vendemmia. La prossima, esattamente. Ma è già qualche mese. Ed è a quanto pare è prevista. È già qualche mese. Ma di uva, come ho fatto vedere sui grappolini lì, di uva ce n'è tanta. Poi se fa freddo nella fioritura ne casca un po', però quando ce n'è tanta ce n'è sempre. È prevista una bellissima. E quando ne fa vedere poca, che... l'annata può... La vendemmia che incomincia quando? A settembre? Normalmente a settembre, però abbiamo già vendemmiato 2, 3, 4 anni il mese d'agosto. Quindi dipende naturalmente dal clima. Perfetto. L'anno scorso avevamo poca acqua e quest'anno invece ce n'è... Che l'acqua, l'acqua è quella che... Perché qui su ste colline le radici, a parte che le radici delle viti vanno giù 7, 8, 10 metri, vanno giù, qui c'è il tuffo, no? E allora, tra una crepa e l'altra delle zolle di tuffo che ci sono sotto, le radici vanno giù,
quando sono a 7-8 metri sono come un foglio di un giornale, ma una cosa sottilissime. E lì il fresco lo trovano anche d'estate, e altrimenti qui quando siamo a 35-40 gradi in mezzo di filari c'è la temperatura. E le radici però riescono a prendere il fresco. Ecco perché si ha questa eccellenza anche di vino. Perfetto, non ci resta che gustarlo. Sei andato a piedi. Ando a piedi. Un secondo. Parlo col filtro, con quel filtro lì, no? E si mette dentro un'altra vasca, ma quando ha fatto la fermentazione non va più a contatto con l'ossigeno, solo più azoto. Noi per filtrare questa vasca qui, prendiamo questa che è vuota, no? La riempiamo di azoto, poi colleghiamo la valvola sotto col filtro, passa nel filtro, entra di qui, però collegato questa qua a questa, perché deve lasciar passare l'azoto, no? Perché cosa succede? Che siccome la vasca è un autoclave, una vasca chiusa, no? Allora io tirando il vino di qua automaticamente entra l'azoto dentro, guarda che è dentro questa vasca qui. Così quando io ho finito di filtrare la vasca, il vino è qui pulito, l'azoto che era qui è andato là. Quindi non va a contatto con l'ossigeno. Non deve andare a contatto con l'ossigeno, perché altrimenti si ossida. E torna a fermentare. Perché di anidride solforosa, che è quella che lo conserva, ce n'è pochissima. La mettiamo quando diamo il bottiglio. Quando abbiamo pulito, che poi va lì, poi bisogna mandarlo a meno 5. Per tirare via i tartrati che ci sono in sospensione, che quelli sentono solo se il vino è pulito, se è sporco non sente. Allora lo mandi lì, poi lo filtri un'altra volta con della filtrina più sottile, no? Per esempio poi di qui lo mandi là, però sempre con l'azoto. E poi passa qua dentro. Dove viene imbottigliato? Passa di qui. E qui c'è un filtro, e quello là è un microfiltro. Praticamente quello là lavora a 0,45 micro, toglie solo i fermenti. Toglie i fermenti perché quando vai dentro la riempitrice non ci sono più fermenti. E allora il vino, però se io mando una bottiglia in America, loro prendono la bottiglia, la stappano, la lasciano a contatto con l'aria, lui riparte a fermentare, è vivo, non è pastorizzato, che quando uno lo pastorizza il vino lo ammazza, l'ammazza, no? Perché, sì. Invece no, passa nei microfiltri e passa di là, e poi qui, anche qui, per esempio, qui c'è una macchina, questa qui si acqua le bottiglie, no? Si acqua le bottiglie interne, sì. Questa qui riempie le bottiglie, no? E però in campana c'è l'azoto, praticamente quando la bottiglia entra lì e va su, va via l'aria, entra l'azoto, e questo in continuo, perché lei gira, gira, fa il giro, quando la bottiglia è piena esce di qua, viene avanti qua, qui ci mette il tappo, qui viene. Sì. O altrimenti questo qui gli mette la capsula, perché sì, adesso vogliono, viene sigillata, diciamo. Questa qui invece serve solo per lo spumante. Per lo spumante. Per mettere il tappo a fungo. Ah sì, sì, sì. Qui quello lì mette il tappo, qui viene queste qui sono le capsule, sì, per fare il fungo. Adesso guardo se c'è ancora il fungo. Ecco, la procedura di una bottiglia di vino, quanto sia complicata anche, ma quanto sia precisa, ecco, questi dettagli meravigliosi, davvero, che poi uno magari quando ecco, apre una bottiglia di vino, stappa una bottiglia di vino, come diceva. E tutto questo a 2 gradi sotto zero. Tutto, sempre a una temperatura freddissima, perché naturalmente perché se così inquini, non è, ecco. Altrimenti vanno via le bollicine, no? Vanno via le bollicine. Fermentando al chiuso si tiene le bollicine dentro,
è la cosa importante, proprio dicevo che il vino è sempre vivo. Cioè il vino non, e questo qui il tappo, questa è una bottiglia di spumante e questo qui il tappo a fungo e lo mette con la macchina lì, sì, proprio. Poi, cioè mette il tappo e questo il ferro, sì, questo qui, questa proprio qui, com'è così, no, il tappo glielo mette il tappatore, no? Sì. E gli mette il tappo, sì. Poi va avanti quella macchina là, gli mette la gabbietta, ah, e allora lo, perché altrimenti, quindi la bottiglia esce così, perché la bottiglia a 2 gradi sotto zero il vino è fermo, però andando su ci sono 5-6 atmosfere di pressione, si cambia, esattamente, e allora li mettiamo lì, loro vanno in temperatura, no, tutte, poi li prendiamo, li mettiamo su quella macchina là che li lava, li asciuga esternamente. Quella lì gli mette la capsula, questa qui mette etichetta e controetichetta e la facetta della DOCG. E bisogna... Perché deve lavare la DOCG? Ci sta un saluto. Di una cantina. Ciao. Questo c'è tutto imbottigliato. Sì, questo qui... Allora, questo qui è moscato da... Ma questo sono moscato. Le varie etichette... Ma queste stanno aspettando solo per etichettarle. Queste qui bisogna solo confezionarle. Ah, sì, perfetto. Queste no, queste ancora... tutto, anche queste. È tutto pronto. Sì, sì, tutto... fanno una partita, non è che fanno 50 bottiglie per volta. Ne imbottigliamo 50 o 100 quintali. Alla volta. Per volta. Sì, sì. Beh sì, perché... Solo a sciacquare la riempitrice ci vogliono 20 quintali di acqua. Mamma mia. Perché bisogna... Quindi, ma l'acqua poi la producete voi? No, no, l'acqua la prendiamo dall'acquedotto, qui non è che... Quindi c'è proprio l'acquedotto. Ma perché? Per preparare, per imbottigliare ci vogliono 3 ore. Poi si imbottiglia. Quando uno ha finito ci vogliono 30-40 quintali di acqua per lavare tutto. Poi si sterilizza e si lascia lì... a riposare fino a quando uno non serve di nuovo. Bisogna sempre sterilizzare, perché se c'è una colonia di fermenti dentro lì si inquinano tutte le bottiglie e poi rifermentano. Vi rendete conto? C'è il particolare per produrre un ottimo vino, una bottiglia di vino dove si deve, i dettagli sono incredibili. Cioè qui mi sembra di stare praticamente la stessa procedura come se stessimo in un ospedale. L'igiene deve essere quello che c'è, la purezza in una massima camera. Sì, perché si inquina, altrimenti si inquinano. Io 55-60 anni fa, le prime bottiglie che ho fatto, facevo la fermentazione in bottiglia e quindi scoppiavano. Mettevo il moscato in bottiglia, avevo a 4 gradi di alcol, no? E poi lo lasciavo lì. Lui cosa faceva? Dopo un mese, cambio di luna, iniziava a fermentare, no? E poi se era in un ambiente fresco teneva, fermentava, poi diventava, aveva le bollicine, no? Sì. Invece se era un ambiente un po' caldo o partiva il tappo, sì, o il culo della bottiglia usciva, sì, allora... perché scoppiava. Dove è andato mio figlio a prendere i bicchieri? Sono di là, sì. Questo adesso qui bisogna tenere pulito, perché altrimenti non si inquina. Poi dobbiamo andare giù all'asti. Sì. Marco, invece sotto là ci sono le barrique e le botti per il vino rosso. Profondità? Complimenti. Sotto ci sono, qui c'è una soletta di 1 metro, porta 40 quintali per metro questa soletta, perché ci sono le vasche, sono piene, queste vasche qui, la vasca sarà 10-12 quintali, ma c'è 200 quintali di vino dentro, dunque... Parliamo di un peso. Peso è abbastanza. Io mi vorrei permettere di dire, a livello di
tanto per capirlo un po', ma perché no, anche a livello di costo, quindi diciamo, qui siamo in milioni e milioni e milioni. L'investimento è grande. Io quando sono partito ho preso tutta roba d'occasione, no? E c'era la linea, per esempio, di imbottigliamento, era di tutti i colori, perché una l'ho presa qui da... E poi poco per volta cambi, perché per esempio per comprare una macchina come quella oggi ci vogliono 600 e rotti mila euro. Un'azienda non riesce. Poi le vasche le compri un po' per volta, adesso le ultime due sono qua e abbiamo speso 70.000 euro per comprare la vasca. Lì sono 10.000 litri, ecco. Questi due, queste due lì, sì. Sandro, Pia del Mors. Quindi, un bel patrimonio. Il patrimonio è... Beh. Poi c'è, sono tutte collegate da, all'impianto frigo, no? Quei tubi qui, questi tubi qui, collegano tutte le vasche assieme. E vanno fuori e vanno a finire dove c'è il frigo, la centrale termica, no? dove fa il freddo. Qui c'è questa qui, dentro c'è una sonda che segna la temperatura. Quando ha bisogno di freddo, poi uno la imposta di là la temperatura, perché se deve fermentare bisogna impostarla sui 18 gradi, 20, dipende da cosa uno vuole. Quando uno lo manda a 2 gradi sotto zero, lei si apre la valvola, no? Le valvole che ci sono dietro, cioè, ci sono delle elettrovalvole, no? Si apre e entra dentro il freddo. Quando arriva a meno 2, meno 3, la temperatura che uno ha impostato, si ferma. Quando poi stando lì si scalda e viene tutto comandato da questi quadri qui. È tutto in automatico. Queste qui, 1 e 9, meno 2, meno 1 e 8, meno 1 e 7, meno 1 e 4. Qui ci sono tutte le vasche. Quindi questo voi è un controllo che fate, no, quotidianamente, settimanalmente. Andiamo a vedere che sia esattamente tutto, che tutto funzioni. Che sia tutto che funzioni, perché altrimenti... È tutto in ordine, quindi non diventa, è una cosa... diventa il problema. Qui ce n'è un altro, perché non ci stanno tutti. Ecco. Mamma mia. Sì, ogni vasca ha un numero e corrisponde a adesso questo qui, asti spumante che sta lavorando. Quando tanto per completare, quanto ci vende una bottiglia di olio commerciale? Adesso questa qui è 5 atmosfere e mezzo. Questo è già pronto comunque? Sì, questo qui è già pronto per consumo. Si sta raffreddando, vedete che c'è il ghiaccio. Qui è ancora, non è ancora ghiacciato, qui invece c'è il ghiaccio. Quanta energia consumi? Quando se manca la luce abbiamo... un generatore di 100 kW. Wow. Quindi vedi la bolletta della luce che deve provare. Sì. La bolletta della luce è salata. È salatissima, sicuramente. Il vino va venduto sui 6-7 euro la bottiglia. 6-7 euro la bottiglia, in media. Il costo è quello. In media. Poi c'è l'IVA, ma l'IVA se va in media è quello. Allora, ecco, il punto era questo. Comunque con 6-7 euro, ma 6-7 euro da parte vostra, cioè sul mercato parliamo di 15 euro. Sul mercato 15, logico, 20, quello che noi sia. Lo vendiamo all'enoteche a 6-7 euro più IVA. Poi il resto. Allora diciamo che ci vogliono 15 euro 15, per 15, bere 18, un vino? 15-18 euro per bottiglia. Per bottiglia, parliamo di un vino moscato, asti spumato. Perfetto. Puoi chiudere. Benissimo. Grazie. Grazie. Fino adesso siamo. Adesso gli facciamo pagare. Ciao. Ti facciamo pagare adesso per il servizio. Via.
E poi senti Tony il profumo, daglielo a Tony. Senti il di chiudi gli occhi e chiudi gli occhi e assaggia. Questo è mosto, Qui deve andare in fermentazione. E questo è il moscato lei. Di Gaudrina. Questo qui è sì, moscato Gaudrina. Di Gaudrina. Ci fai una bella foto. Che buono! Che fresco proprio. Se chiudi gli occhi. Sì. Tua figlia. Sandro, scappa mai. Vieni anche te. Facciamo questa bella foto, dai. Sì. Adesso poi sì. Perché voglio fare un no, no, vederlo no, però gli facciamo sentire il botto. Dai. Guarda qua. Ma fagli il botto allora. E poi Marco vi spiegherà la differenza fra il moscato d'Asti e l'Asti spumante, che sono due cose, due facce andiamo della stessa medaglia. Poi si può lasciare te la nota. Questo sì che è un botto. Quindi la differenza fra il moscato d'Asti e l'Asti spumante. Il moscato d'Asti invece bisogna, però dopo adesso abbiamo la bocca dolce, sì. Bisognava prima bere questo qui, sì, poi assaggiare quello dolce, perché altrimenti dopo il dolce non riesci, questo qui a 7 gradi di alcol e di zucchero, poi agli zuccheri che... Però questo qui fa la schiuma. Voilà, perfetto. Vale. Ok. Faremo la nota. Salve! Che puoi spiegare queste bottiglie meravigliose? Allora, questo è Asti spumante. Sì. L'uva è moscato d'Asti, però questo è spumantizzato. Ma che bellissimo disegno, chi ha fatto? L'ha fatto un grappaiolo che si chiamava Romano Levi. Questa? Questa invece è una tegola, un coppo, i coppi che ci sono sui tetti, no? Ah, sì. E che l'ha disegnata uno scultore che si chiamava Alessandro Lupano. Sì, sì, è molto particolare lì anche sui vetri che avete questo... È diventato il nostro marchio, il sole. Ah, bene, bellissimo. Buon inizio. Te li faccio vedere, sono là. Va bene. Vogliamo anche spiegare chi sono i signori? Sì, spiegate. Allora, io sono Romano Dogliotti, sono coi figli proprietario dell'azienda agricola La Caudrina. Ah, piacere di conoscere. Sono invece sono questo. Marco, sono il terzo figlio, sono il più piccolo. Il figlio più piccolo di... è responsabile. Sono un responsabile. Uno dei... E quindi siamo esattamente dove siamo, dove a ci Castiglione troviamo. A Castiglione Tinella, in provincia di Cuneo. E siamo... Però siamo a 22 chilometri da Asti. Da Asti. E siamo nella terra del... Moscato. Grandissima produzione, terra del Moscato, grande marchio della Gaudrina, come stiamo vedendo, abbiamo anche assaggiato naturalmente e abbiamo visto i laboratori, è veramente una grande eccellenza e perché un grande onore. Per esempio la collina davanti a noi è provincia di Asti, e qui siamo in provincia di Cuneo. Quindi per una bottiglia di Moscato di grande eccellenza, se vogliamo parlare naturalmente di un vino, ecco, che rappresenta anche un grande territorio, mi raccomando, la Gaudrina, Moscato e l'Asti, la Selvatica. Perfetto, benissimo. Grazie mille di tutto. Bravo. Voi, complimenti. Allora, complimenti. Aspetta, prendi quella bottiglia di nuovo, se permettete solo noi tre, vieni anche tu, prendi anche... Thank you.
questa è la tegola che c'è sul Barbera barricato, un albero di parole. Quello lì invece è la caudrina, c'è il grappolo di moscato con le colline. Quello là è la guerriera, c'è il vento che... Vita, quella grande. E sono tutte sculture, quello là è il sole. Anche più vicino, così va. Puoi fare questo o questo? Così, perfetto.